Però l'impresa, siccome è un po' complicata, abbiamo i seguenti uomini operativi: Mirko e Leonardo nelle loro solite funzioni, ma anche Francesco Jacobino aggiunto in qualità di turista improvvisato con selfie stick per riprendere i due. Ma poi serve una terza telecamera, la mia. Parto da qui, parto da qui e li raggiungo. Eccoci, piano piano, guarda, andiamo, veloci, dovresti sentire sto cuore come mi batte. Mirko e Leonardo arrivano davanti al Viminale. Eccole, questa è l'inquadratura fatta dal turista Jacobino. Loro stanno andando davanti al Viminale a poggiare la sagoma del titolare del Viminale, ok? Vorrei mettere sulla prima rampa delle scale lì. Lui proprio deve stare al centro della piazza sulla scalinata. È casa sua. È casa sua. No. Oh, per me questo è il posto migliore. Giovane, appena appoggia, neanche appoggiato la sagoma sul sacro gradino, subito arriva la voce: giovane, giovane, e devo dire che già ti è andata di lusso, no? È già il successo. Anziché barbone, oh signore, come si permette, venga qua, lei, prego, documenti. Giovane, giovane, è veramente una conquista. Ma andiamo avanti. Un attimo, mi perdoni? Sì, cioè, intanto che la perdono scenda. È la 7 TV, è statina politica, commissà. Io non so commissà. Mi perdoni, maresciallo, cosa da darti? Il giornale? Propaganda live. Allora, è satira politica a maresciallo, che è tutto gli hai detto. Commissà. Cioè, manca solo gli detti anche del capitano, che in quel contesto diciamo che non è raccomandabile. Satira, più satira, 100% satira. Queste sono le immagini di Francesco, queste sono le mie primissime immagini. Io sto arrivando, i tre non mi hanno aspettato. Io sono arrivato che già stavano bevuti praticamente, già erano del gatto, no? E ho detto, ti telefonavo e non mi rispondevo, perché mi rispondo? Perché non potevano rispondere già, e sono stati così presciolosi. Per ora ci sono ancora solo Mirko e Leonardo, quindi il turista è ancora a piede libero. Abbiamo pensato proprio che sia una cosa simbolica metterlo qui, no? Che dice lei? Ma anche il turista viene fermato, la polizia gli si ferma sui sandali e dice abbassa la telecamera, che sarebbe sempre il selfie stick. A quel punto niente, tutte e tre prese. Vabbè, sì, è l'ultima puntata. Come la posso chiamare, maresciallo? Appuntato, non mi si appunti proprio all'ultima puntata, veramente, perché è l'ultima puntata. Ci credo. Italia. A quanto rischia. Appuntato. Allora, tutto ciò sta avvenendo davanti al Viminale, appuntato, non mi appunti sull'ultima puntata. Con sempre ricordiamo c'è un Salvini in mano. Che, vabbè. Un meme. Ok. Sì, se vuole, avete pure lei. E lui subito si vende in posto, gli ha detto se vuole avete pure lei, subito l'ha appuntato, corruzione dei pubblici ufficiali. Intanto vedete sulla sinistra l'altro poliziotto che porta il turista, vedete dietro la signora, vedete dietro il cartello, quelle gambe sono riconoscibili, sono quelle di Francesco Jacobino, che sta per raggiungere gli altri due malfattori. Mirko che rimprovera Francesco, sei decoscio proprio. In effetti, diciamo, Francesco non aveva proprio seguito pedissequamente le indicazioni, gli aveva detto di stare un po' più a distanza, lui invece era andato proprio al centro e del Golfo Mistico. Andiamo avanti. Cina sì, troppo, sì. Rimane per là. Scusate 5 minuti per mettere un po' all'ombra. Sì, sì. Stiamo qua, non se muovemo. Siamo buoni comunque. No. Durato 5 secondi. Quando si dice la sicurezza, eh? Un paese finalmente sicuro perché questa cosa è stata fermata, ma che cosa succede all'imprevisto? Questo fenomeno qui.
Ah, vabbè, stiamo già ai selfie. E noi che ci preoccupavamo? Ciao, c'è la foto, aspetta. Mentre i due aspettano che i documenti vengano restituiti, partono i selfie, perché i dipendenti del Viminale comunque guardano Propaganda Live. Ok? Lo diciamo. Un grandissimo momento. Tutto a posto? Per noi sì, poi verranno i superiori. Ah, che vuol dire? Ma è una cosa bella pure per i turisti che passano, che vedono che c'è il capitano qui. Chiamiamo Diego. Pronto, Leo? Diego? Oh, eccoci. Dove stai? Io ti vedo, non ti preoccupare. La missione è... Fanno andare via. Farete sì. Vabbè, fate una foto alla scrivania davanti al Viminale, andatevene. Ah, ok. È famosa la foto. Va bene, dai. Va bene qua. No, fate una foto. Ok. Dove stavi prima? Ecco qua l'impresa. Foto fatta. Sì. Perfetto. Ce l'abbiamo tutti ancora. Direi missione compiuta. Andiamosene via. Missione compiuta. Ecco Diego. Eccolo. Beh. Tutto bene. Tutto alla grandissima. Hai stretto? Un pochino. Sì, perché arrivavano da tutti i lati, eravamo circondati. Vabbè. Una paura. Dai. Andiamo. Dai, prima che ci ripensano. Vai. Un grande applauso a Mirko, a Leonardo, a Francesco. Edoardo che mi ha accompagnato per questa impresa, questa missione compiuta.